Incomincia un nuovo giorno lavorativo per gli abitanti di Le Mans. Siamo in Francia, nel 1983. In una delle ex fabbriche della Radiotechnique, fondata nel 1919 a Lione, venivano montati e assemblati i Philips Videopack G7200, un modello esclusivo per il territorio europeo. Prima che la Philips acquistò gran parte di questa azienda a fine degli anni 90, la fabbrica era inizialmente specializzata nella produzione di tubi in vetro, allora chiamati lampade. Ed è da qui che nacque questo esclusivo modello europeo, nonché secondo tra i tre modelli che furono prodotti sempre in questo stabilimento. Questa console era la variante europea che proveniva dall'americana Magnavox Odyssey 2, compagnia che creò nel 1972 la primissima console domestica e che fu poi acquisita da Philips qualche anno dopo. Come moltissime compagnie di quegli anni, ma così come succede anche oggi, questa console era nata per rivaleggiare con l'Atari 2600 e il Fairchild Channel F, tutte risalenti ai periodi di fine anni 80. Durante il suo breve trascorso, susseguito anche da scarso successo, furono creati tre modelli principali. Il primo, il più economico tra tutti e denominato G7000, era basato su CPU Intel 8048 con 64 byte di RAM e 1K di ROM. Era in tutto e per tutto identico alla controparte americana, tranne per la colorazione dei joystick a un tasto ed 8 vie digitali, che da completamente neri erano passati a colorazione argento, proprio come la console di gioco. Nel mezzo c'è proprio il modello che ho anticipato all'inizio, il G7200. Nel mio caso si tratta del modello Radiola Jet 27, di colorazione blu scuro. Questo perché Philips aveva altre vie alternative che producevano la console, e la si poteva trovare con altri nomi come appunto Radiola, Schneider o Sierra. La Radiola era un'emittente radio francese che successivamente diventò anche un marchio commerciale di apparecchi video e audio. L'ultimo invece era il G7400, che non solo era più potente e performante, ma era anche basato sul prototipo del Magnavox Odyssey 3 e che in America non arrivò mai in commercio a causa della crisi del settore che coinvolse nel 1983 tutto quello che riguardava i videogames e la loro saturazione sul mercato. Sapete, io sono nato nel 1984 e le prime interazioni che ho avuto con i videogiochi sono state tramite il Nintendo NES, il Mega Drive e il Game Boy. Anche se però ho avuto modo di provare, diciamo, la linea Commodore e Atari tramite e grazie naturalmente ai miei genitori, ma anche grazie a quegli anni in cui diciamo che le cose spesso si prestavano tra parenti, anche perché non è che costavano poco. Nonostante io non abbia vissuto l'epoca Magnavox o Videopack, quello che vi pare, tanto meno quello Atari e Intellivision, però mi sono innamorato di questo modello sin da subito, anche grazie alla conoscenza che avevo in merito a queste vie di mezzo tra console e televisore incorporati, come lo Sharp SF1 che incorporava un Super Famicom, oppure il Sony Bravia PX300 che incorporava una PlayStation 2, o per finire l'FM Towns UX20 che si incorporava un monitor ma era comunque un computer. Per non parlare poi che questa mia stessa passione mi ha spinto negli anni a creare dei modelli ispirandomi a questa filosofia completamente di mia inventiva. Ammetto che se dovessi scegliere una console che ricalchi la filosofia ludica di quei periodi, sicuramente sarebbe questo modello. È incredibile come ci siano dei riferimenti palesi tra le cose più vecchie e le cose più recenti, ma anche quanto questi oggetti particolari poi ci incuriosiscono a scoprire qualcosa che magari non avevamo interesse ad approfondire o semplicemente perché non eravamo nati, come in questo caso, nel mio caso specifico. È bello vedere come Philips aveva sfruttato al meglio l'acquisto di questa fabbrica specializzata in tubi, che fossero valvole o televisori, creando un modello che incorporava al suo interno uno schermo da 9 pollici, anche se purtroppo in bianco e nero. Qui erano indubbiamente entrati in gioco vari fattori per questa scelta, tra costi e produzione, prezzo finale e quant'altro, ma sarebbe stato il massimo con l'RGB incorporato. Ma al di là di quello ha un design che mi piace davvero tantissimo. In parte mi ricorda qualcosa uscito direttamente da film di fantascienza come Alien o epiche saghe spaziali come Star Trek o Star Wars. E in altra parte mi dà l'impressione di un qualcosa che all'epoca ispirava tecnologia e potenza messa insieme. Un vero e proprio computer professionale dei primi anni 80.
Le impressioni si limitavano naturalmente a livello visivo, dato che nonostante disponeva di una bella tastiera che dava l'impressione di poter svolgere funzioni complesse, per lo più si limitava alla sezione e all'interazione basilare dei suoi giochi, quest'ultimi molto semplici su praticamente tutti gli aspetti. Questo non stava comunque a significare inferiorità, e tra il suo bel parco titoli di oltre 60 giochi ce ne furono tra i più disparati e controversi. Inizialmente i titoli arrivarono in cartucce multigioco, molto semplici ma anche limitati dalla capienza della cartuccia stessa, che inizialmente poteva ospitare solo 2 KB di programma, e successivamente si espansero per migliorare sia i giochi in sé che i livelli grafici ottenibili dall'hardware. Uno dei titoli più discussi fu KC Munchkin, uno spudoratissimo clone di Pac-Man che mise Philips in seri problemi legali verso Atari, così tanto che fu costretta a ritirare le giacenze nei negozi anche se oramai il gioco era stato venduto tra i possessori del Videopack. Furono moltissimi i titoli che copiavano altri successi più noti, ma la carenza delle conversioni arcade fu un vero e proprio tallone d'Achille per Videopack, tanto che nonostante Parker Brothers portò alcune versioni di Popeye, Frogger, Super Cobra o Q-Bert, oramai era troppo tardi e molti altri giochi si potevano trovare su Atari, che ebbe indubbiamente un successo migliore tra tutte quelle del periodo. Quali sono le vostre esperienze con questa categoria Videopack barra Magnavox? Beh, io personalmente, come ho detto nel video, non ero nato, ma sono contento di averlo scoperto adesso e sono giochi veramente tanto piacevoli. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi e se avete avuto esperienze simili alla mia o vi siete approcciati di recente a nuovi mondi e nuovi modi di vedere i vecchi videogames. Ragazzi, spero che il video lo abbiate trovato interessante e colgo l'occasione per ricordarvi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina se non volete perdervi nessuno dei miei video. Come sempre qua sul mio canale trovate un po' di tutto, quindi dategli un'occhiata e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video, ok? Ciao ciao!